Mentre Benz si prepara a uscire di scena, Henry Royce è pronto a salire sul palco. Vorrei una pinta, per favore. L'automobile per lui rappresenta una sfida e un'occasione. La sfida di riuscire a compiere progressi tecnologici importanti e l'opportunità di legare il suo nome a qualcosa di eterno. Sebbene abbia realizzato poche automobili, la qualità del suo lavoro lo rende un bersaglio appetibile. E Charles Rolls lo ha centrato nel suo mirino. Henry Royce, come avete fatto? A fare cosa? È l'auto migliore che io abbia mai guidato. Siete molto gentile. Ma c'è ancora tanto da fare. Siete più bravo come ingegnere che come venditore. Ed ecco perché sono qui. Temo di non aver capito. Potrei ordinare dello champagne? Oh, Henry. Ieri non avrei mai detto che esistesse un'auto migliore della Mercedes, ma oggi so che voi potete costruirla. Vado avanti. Vi propongo una società. Voi le producete. Io le commercializzo e le vendo. Insieme realizzeremo la migliore auto mai vista. Questa sì che è una sfida. Henry, io farei di tutto pur di vendere una Royce. Ma sarei disposto a qualunque cosa pur di darle il mio nome. C'era Charles, che aveva denaro e fascino, ma non era un ingegnere. Poi c'era Henry Royce, che non sarebbe stato in grado di vendere un'auto neanche morto, ma che era in grado di progettare la vettura che Rolls avrebbe venduto. Non suona affatto male. Royce Rolls. E in realtà pensavo più a Rolls Royce, in ordine alfabetico. Le auto che hanno cambiato il mondo, ogni lunedì alle 21:50, su History.